Buonasera ragazze e bentornate sul mio canale YouTube. Oggi andiamo al secondo video relativo alla make-up e beauty haul fatta nella città di New York. Come avrete forse visto nel video, in questo viaggio ovviamente mi sono tolta un po' tutti gli sfizi facendo molti acquisti relativi ai prodotti bellezza e make-up, anche perché effettivamente molti dei marchi che negli Stati Uniti sono facilmente reperibili anche in maniera piuttosto economica, qui in Italia diventano o difficilmente reperibili o del tutto assenti, o comunque a volte, anche se reperibili, alcune cose si trovano a dei prezzi veramente assurdi. Per cui, sapendo di questo viaggio, avevo messo dei soldi da parte e ne ho approfittato. Nel primo video, che spero non avete perso, già vi ho mostrato i miei acquisti Sephora. Oggi procediamo, anzi vi invito comunque qui sotto sempre a controllare tutti i collegamenti ai miei social, in particolare al blog, al Twitter, all'Instagram, dove veramente troverete sempre tutti gli aggiornamenti e molte foto anche, di questi negozi di cui ora vi parlerò. Oggi andiamo a questo marchio Wool Body, che è un marchio interessantissimo. Innanzitutto vi dico che cos'è. Allora, negli Stati Uniti esiste innanzitutto questa catena, andiamo per ordine, Wool Food. Che cos'è? Wool Food è una società, diciamo, alimentare americana che ha sede in Texas, nella città di Austin, ma che ha una catena di supermercati praticamente in tutti gli Stati Uniti e anche a New York. A New York, io ho potuto finalmente capire che accanto ad ogni negozio Wool Food c'è anche un negozio Wool Body, sono proprio adiacenti e comunicanti. Qual è la particolarità? Che tutti i prodotti venduti nei due negozi sono bio, quindi nel Wool Food ci sono prodotti alimentari bio e in Wool Body ci sono prodotti bellezza e make-up tutti bio a prezzi fantastici. Quindi questa è una catena, che io vi consiglio vivamente di visitare. A New York ce ne sono molte, ad esempio una di quelle che io ho visitato, eccola qua, si trova nel quartiere Chelsea ed è il numero 250 della Settima Avenue. Ovviamente io ho visitato anche la parte alimentare che veramente fa venire la fame, per le cose appetitose che ha, l'acquolina in bocca fa venire, volevo dire, scusate, per le cose appetitose che ha, ma mi sono persa poi nella zona Wool Body. Di che cosa diciamo ho acquistato. Per inciso, questa catena è presente anche in Canada e in Gran Bretagna, quindi se vi recate lì potete anche trovarla. Allora, il primo acquisto è stato questo. Allora, forse qualcuna di voi che spero mi segue si ricorderà di questa crema. Allora, l'Egyptian Magic è una crema e all purpose, come dice qua, quindi corpo e viso, multiuso, assolutamente bio, perché vi avvicino, guardate qua l'inci, è composta solo da olio d'oliva, cera d'api, miele, polline, e pappa reale e propole, cioè non c'è null'altro, null'altro, è assolutamente un inci perfetto, assolutamente bio. Io mi ero trovata bene, mi erano stati dati al Cosmoprof dei tester, perché comunque in Italia online la vendono, anzi vi invito a vedere il mio video dei terminati, i prodotti terminati di marzo-aprile, perché io lì vi dico tutto, anche sul mio blog già vi parlavo di questa crema e vi dicevo anche dove la vendono online. Comunque, se avete perso quel video dove vi do anche le indicazioni su dove acquistare, andatelo a vedere. Quello che vi posso dire è che questa crema è fantastica. Io a questo punto ne ho approfittato, ho preso la confezione grande da 118 ml. Vi dico quanto l'ho pagata. Allora, la crema, eccola qui, costava 39,90 dollari con le tasse, perché dovete sempre pensare che i prezzi negli Stati Uniti sono privi di tasse e poi quando andate alla cassa ve le aggiungono, è venuta 43,53, ma considerata la dimensione 118 ml, insomma, immaginate quanto mi durerà. E ve la consiglio vivamente perché è una crema fantastica per la sua purezza e per le sue capacità. Sapete che il miele, insomma, è nutriente ma anche un medicamento praticamente naturale, ecco perché li usavano gli egizi. Quindi veramente questa, fra l'altro, può essere una crema per tutta la famiglia, ve la consiglio. Ovviamente non contenta, non mi sono fermata qui. In una seconda occasione sono tornata da Wool Food e sono tornata ora che vedo lo scontrino, in verità nella stessa, vedete, sempre in quella della Settima Avenue al numero 250, ma ripeto, ve ne sono molte. Che cosa ho acquistato? Ho acquistato in verità una cosa simpaticissima. Allora, questa.
Questi due contenitori, che cosa sono questi due contenitori? Allora, questi sono contenitori secondo me che sono utilissimi per le make-up addicted. Perché? Perché consentono ovviamente di mettere tutte le nostre cremine, i nostri prodotti preferiti e di portarli in viaggio con noi. Ma qual è la particolarità? Ve lo voglio mostrare perché secondo me è utile. Innanzitutto il diciamo materiale costituente è silicone, quindi permette di spremere fino all'ultima goccia, vedete? La bocca larghissima, per cui è facile riempirlo con tutti i nostri prodotti senza fare acrobazie, quindi materiale e bocca larga, colore, perché vabbè, ne ho comprato uno verde e uno rosa, sono simpaticissimi. E poi anche la cosa carina, riavvito il tappo così lo vedete, sono altre due cose carine. Innanzitutto qui c'è una valvola, vedete, di carta che fa uscire la quantità di prodotto giusto, senza sprechi. Questa è anche una cosa molto intelligente. E poi infine qui c'è un'etichetta, vedete? Se questa la ruotate, beh, ve lo smonto così vediamo se ci riesco, non so se ci riesco. Se la ruotate, ecco, l'ho smontato del tutto così lo vedete. Allora qui dice Sun, quindi potete identificare se dentro c'è un protettore solare, se c'è del sapone. Se c'è vediamo se la macchina lo mette a fuoco, se avete dentro una lozione, lotion, se avete dentro, vediamo qua, un conditioner, quindi un balsamo, se avete dentro uno shampoo, insomma, è anche simpatica perché permette di identificare. Ovviamente ci sono vari formati disponibili, ho preso questi piccolini perché mi sembravano i più versatili e il costo ve lo mostro subito. Allora, il costo era questo, ciascuno di questi contenitori viene 6,99 dollari, quindi essendo due, comprese le tasse, li ho pagati 15,21 dollari. Non è poco, ma secondo me quando la qualità di alcune cose è buona, bisogna saperla riconoscere, perché come si suol dire, chi più spende meno spende, nel senso che io in passato avuto di questi prodotti e di questi contenitori, ma poi o mi si sono rotti o non servivano a nulla, per cui sinceramente a volte preferisco spendere una cosa in più, ma finalmente avere una cosa buona. Quindi vi ho parlato di Wool Food e della catena adiacente Wool Body, tutti i prodotti bio. Anzi, sul mio blog in futuro, non dimenticate, vi farò vedere tantissime foto scattate all'interno di questi negozi per capire l'entità, la quantità dei prodotti contenuti e la bontà. Quindi vi invito, ripeto, come sempre, qui sotto a controllare tutti i link ai miei socials. E poi che cosa ho comprato? Ovviamente non potevano mancare, le ho comprate in altre catene di drugstore, in particolare da Walgreens, e i famosi EOS. Che cosa sono questi EOS? Sono questi ovetti simpaticissimi dal packaging interessante, si svitano, vedete? Per chi non li conoscesse, e dentro c'è un lip balm, quindi un balsamo labbra. Perché sono diventati famosi? Perché anche questi costano pochissimo e diciamo sono assolutamente bio. Ad esempio questo, vedete, USD Organic, che è al gusto Summer Fruit, è 100% naturale, 95% organic, che in italiano organic è sostanzialmente bio. Io ho preso questo e ho preso questo, ho trattenuto la cartina, diciamo che mostrava proprio la stessa cosa. Vedete, eccolo, se la camera lo mette a fuoco, vediamo se riesco a farvelo vedere. Vedete, 100% naturale, 95% organic. Questo qui verde è al gusto, se non erro, melone e miele, mentre questi sono frutti estivi. I prezzi sono molto variabili, quindi attenzione, io li ho trovati a partire da 3 dollari questo e questo nella catena Walgreens 5. Nella catena Walgreens, che è una catena di drugstore, non mi sono trovata benissimo perché i prezzi a volte sono più alti. Ce n'è una, ripeto, di Walgreens a Times Square, quindi comodissima per i turisti, ma lì i prezzi sono un pochino più alti, quindi fate attenzione. E questi comunque li trovate praticamente ovunque in queste catene di drugstore. Ci sono 3.000 confezioni, 3.000 gusti, sono simpaticissimi anche per fare dei regalini. E sono, alcune di queste confezioni sono molto idratanti, alcune meno, quindi scegliete a seconda ovviamente dei vostri gusti e delle vostre esigenze. Un caro saluto ragazze e spero continuerete a seguirmi, perché ovviamente seguiranno tutta una serie ancora di video su tutta una serie di prodotti interessanti che ho acquistato e di cui ancora vi devo parlare. A presto ragazze e un abbraccio. Ciao!